Buonasera a tutti voi che avete deciso di essere qui questa sera per questa serata bella e impegnativa. Inizio con questa citazione. A partire dal secolo dei lumi fino ai nostri giorni, il caso Galileo ha costituito una sorta di mito nel quale l'immagine degli avvenimenti che ci si era costruita sopra era abbastanza lontana dalla realtà. In tale prospettiva, il caso Galileo era il simbolo del preteso rifiuto da parte della Chiesa del progresso scientifico, oppure dell'oscurantismo dogmatico opposto alla libera ricerca della verità. Questo mito ha giocato un ruolo culturale considerevole. Esso ha contribuito ad ancorare parecchi uomini di scienza in buona fede all'idea che ci fosse incompatibilità tra lo spirito della scienza e la sua etica di ricerca da un lato e la fede cristiana dall'altro. Una tragica reciproca incomprensione è stata interpretata come il riflesso di una opposizione costitutiva tra scienza e fede. Le chiarificazioni apportate dai recenti studi storici ci permettono di affermare che tale doloroso malinteso appartiene ormai al passato. È il discorso che San Giovanni Paolo II ha rivolto ai partecipanti alla sessione plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze il 31 ottobre del 1992, un discorso che segna la fine del caso Galileo, o meglio, segna l'inizio della sua comprensione in maniera più approfondita, più critica e storicamente più valida. Oggi siamo tutti pronti a riconoscere che Galileo, egli stesso vittima delle precomprensioni del suo tempo, non poteva essere diversamente, è però il primo caso dove l'esplosione di un nuovo metodo di ricerca sconnette tutte le certezze di un mondo imbalsamato su propri punti di riferimento che sembravano essere inamovibili e che invece, come tutte le vicende umane, sono pronti per essere risistemati di generazione in generazione. Galileo, nella lettera a Cristina di Lorena, granduchessa di Toscana, moglie, figlia di Carlo III, di Lorena e di Claudia di Francia, moglie del granduca Ferdinando I de' Medici, ricordo queste genealogie con noi di Milano imparentate. Ecco, Galileo in una lettera proprio a Cristina, una lettera che è definita da Giovanni Paolo II un piccolo trattato di ermeneutica biblica, scrisse: «Io qui direi che quello che intesi da persona ecclesiastica costituita in eminentissimo grado, cioè l'intenzione dello Spirito Santo, essere di insegnarci come si vadia al cielo e non come vadia il cielo». E con queste parole che sembrano semplici, Galileo istituiva non una doppia verità fra la scienza e la fede, ma un doppio metodo per interpretare questo problema come tutti gli altri problemi che la vita ci propone. La Bibbia non insegna come vadia il cielo, insegna come si vadia al cielo. E con questo spirito noi siamo tutto orecchi questa sera. Io consegno subito il microfono perché non devo più parlare ma solo ascoltare da questi due grandi maestri che sono
davvero, oltre ad essere i curatori dell'appendice e in particolare del terzo volume dell'appendice delle opere di Galileo che stasera presentiamo, sono i due principali luminari su Galileo in Italia. Li abbiamo invitati per questo. Il professor Michele Camerota da Cagliari e il professor Massimo Bucciantini da Siena, condotti dalla moderazione, dal moderator che è il nostro Armando Torno. Buona serata. Bene, grazie Monsignore anche per il moderato che non so se poi il pubblico me lo concederà. Comunque questa sera abbiamo un argomento, penso, di estrema importanza, di grande importanza per la storia d'Italia, per la storia degli uomini, per la storia della scienza. Perché parlare di Galileo è come parlare di un personaggio che ha cambiato proprio le regole del metodo scientifico. Fino a Galileo, dopo Galileo, si cominciò a guardare diversamente non soltanto il cielo, ma anche le meccaniche, anche alcune concezioni della scienza. Cambiò tutto. E come ha ricordato Monsignor Borgonovo, abbiamo due esperti, io li presento più dettagliatamente. Abbiamo detto appunto il professor Michele Camerota dell'Università di Cagliari, è autore della più grande, della più vasta, della più accurata biografia di Galileo che c'è a disposizione attualmente sul mercato, pubblicata da Salerno. E il professor Massimo Bucciantini dell'Università di Siena, che è autore di diversi libri su Galileo, con il professor Camerota e con Franco Giudice ha pubblicato Il telescopio di Galileo nel 2012 da Einaudi, un libro che nel 2015 è stato tradotto da Harvard e quindi ha avuto subito risonanza internazionale. Ma in particolare è anche autore di un libro su Galileo e Keplero pubblicato da Einaudi, estremamente importante proprio anche per la storia delle situazioni, delle scoperte, di tutto quello che comporta. E poi è autore di un'opera che è intitolata Un Galileo a Milano, che tratta della rappresentazione e di quello che successe dopo, quindi diciamo così, della fortuna e delle interpretazioni diverse di Galileo, dopo la rappresentazione che si fece al Piccolo Teatro, sotto la regia di Strehler, del Galileo di Brecht. Cioè, diciamo che il pubblico italiano vide con altri occhi Galileo, lo interpretò diversamente, diede altri valori. Il pubblico, diciamo così, del Piccolo Teatro, il pubblico che in qualche modo frequentava non i testi scientifici, prese atto anche di questa figura. Ne parleremo dopo, e sempre con il professor Bucciantini. Chiaramente io ricordo che questa sera l'argomento da cui si parte sono i quattro volumi, tre dei quali pubblicati, che l'editore Giunti sta realizzando accanto alla famosa edizione nazionale di tutte le opere di Galileo. In questi quattro volumi ci sono alcuni testi che non furono stampati la prima volta alla fine dell'Ottocento, nel Novecento, vediamo se sono degli inediti, se si possono considerare degli inediti, e poi sarà l'ultimo volume dedicato al processo con dei documenti, pare, non conosciuti, nuovi, ma anche questo sentiremo i nostri esperti. Ripeto, parlare di Galileo, abbiamo ricordato il caso del Galileo di Brecht a Milano. L'Università di Milano ebbe un grande, diede un grande contributo per la conoscenza di Galileo. Non dimentichiamoci che alla fine degli anni 40 un libro di Antonio Banfi su Galileo cominciò a interpretarlo diversamente rispetto ad alcune situazioni del passato, e poi negli anni 60 un libro del professor Ludovico Geimonat diede un'altra ulteriore interpretazione, che poi era riassunta da una battuta, mi pare, di Galileo, dico bene, era sensate esperienze, certe dimostrazioni, che era la piccola antologia pubblicata dalla Terza che veniva utilizzata nei corsi. Poi di Galileo tenete presente che Napoleone, che ha molto a che fare col Duomo di Milano, fece, appena occupata Roma, prelevare il processo di Galileo, che finì a Parigi, poi finì a Vienna, poi fu restituito al Papa.
nell'enciclopedia di Rhoda Lambert c'è una voce su Galileo, non c'è autore che non si sia occupato nel bene o nel male di Galileo, ma poi parleremo di questo. Io a questo punto lascerei la parola ai nostri relatori con una prima domanda e comincerei dal professor Camerota per chiedere a lui che cosa avete trovato. Ci sono degli inediti in questi tre volumi pubblicati, poi c'è un quarto, poi magari ne parleremo dettagliatamente. Che cosa c'è di nuovo in questi volumi usciti da Giunti su Galileo? Sì, grazie, ringrazio tutti voi e gli organizzatori per questo invito. Diciamo che l'esigenza di dare una continuità all'edizione nazionale storica delle opere di Galileo, che fu realizzata da Antonio Favaro insieme ad un nucleo di collaboratori particolarmente agguerriti sul piano filologico. Il collaboratore fondamentale fu da questo punto di vista Isidoro Del Lungo, che era un grandissimo filologo, appunto. L'esigenza di dare continuità e di completare in qualche modo quest'opera nasce dalla continuazione degli studi galileiani dopo i primi decenni del Novecento. L'impresa di Favaro si esaurì come preventivato da lui stesso in un programma molto dettagliato nel giro di 20 anni, dal 1890 al 1909. Dopo il 1909 gli studiosi galileiani hanno continuato a compulsare libri, a frequentare biblioteche, a cercare in archivi e hanno trovato diversi documenti. Alcuni documenti peraltro erano già noti anche a Favaro, il quale però per scelte che possono essere interpretate, sono state interpretate in modi diversi, scelse di non pubblicare alcuni testi. In particolare in questo terzo volume ci sono due scritti che Favaro ben conosceva ma che pubblicò solo in minima parte. Uno concerne delle note di logica aristotelica, è sostanzialmente un commento agli analitici secondi di Aristotele, quindi concerne la teoria del sillogismo scientifico, la metodologia scientifica, così come espressa appunto nell'opera aristotelica, e l'altra sono gli scritti di astrologia che Favaro sostanzialmente non pubblicò, probabilmente per una scelta ideologica, ecco. E a questo proposito devo ricordare la curatrice straordinaria di questi scritti astrologici, che è la compianta Germana Ernst, che è venuta a mancare proprio mentre il volume era in bozze, che ha fatto un lavoro che solo lei poteva fare, perché veramente pubblicare, io credo che Favaro abbia esitato a pubblicare quei testi non solo per motivi ideologici ma anche per un deficit di competenza specifica, perché si tratta veramente di carte che solo persone estremamente esperte di quel tipo di materia potevano pubblicare, editare in modo appropriato. Ecco. Quindi in questo terzo volume, che concerne i testi, diciamo, gli altri due sono il primo volume dell'appendice dedicato all'iconografia di Galileo, è un lavoro svolto da Federico Tognoni, che è uno storico dell'arte, che è il maggiore conoscitore dell'iconografia galileiana, e ha riunito sostanzialmente praticamente tutte le rappresentazioni iconografiche della figura di Galileo, investigando anche quelle che erano le motivazioni, quindi il cambiamento del gusto e anche degli aspetti, diciamo, concettuali che stavano dietro quel tipo di elaborazione iconografica. Il secondo volume è un appendice al carteggio, quindi raccoglie le lettere che erano sfuggite a Favaro, sono state via via pubblicate nel corso dell'ultimo secolo, appunto, c'è anche qualche inedito. È un volume cospicuo perché aggiungerci oltre 500 lettere a quelle già conosciute. L'epistolario galileiano
occupa 10 volumi dei 20 in 21 tomi, diciamo, che sono, costituiscono l'edizione nazionale storica delle opere di Galileo, quella favariana appunto. E questo terzo volume presenta i testi, appunto abbiamo già ricordato le note di logica curate da Mario Elbing, gli scritti astrologici curati da Germana Ernst, e ci sono poi altri scritti, in particolare è importante, interessante lo scritto curato da Andrea Battistini sulle postille al Petrarca, perché dà conto di una, diciamo, di un aspetto della personalità culturale di Galileo che è piuttosto rilevante, che è quella dei suoi interessi letterari. Galileo era uno straordinario prosatore, ma anche un vero e proprio competente appunto in ambito letterario, e le sue note al Petrarca sono di rilievo, ancorché siano delle postille spesso consegnate, che spesso, diciamo, sono locuzioni brevi. Ma Battistini è stato bravissimo, Andrea Battistini, che ha curato l'edizione, è stato bravissimo a ricostruire poi quello che è l'ordito, appunto il tessuto, diciamo, di questo cimento petrarchesco di Galileo dal punto di vista delle sue predilezioni appunto letterarie. E c'è poi un'edizione del discorso del flusso e reflusso del mare, che dà conto di un autografo che Favaro non poté inserire, di cui non poté tener conto nel momento in cui forgiò l'edizione critica del testo per l'edizione nazionale, appunto. Quindi questi sono sostanzialmente gli scritti che sono contenuti in questo volume. Ecco, ma grazie professor Camerota. Passando a lei, professor Buciantini, abbiamo citato dei testi che Favaro ha preferito lasciar fuori, erano gli oroscopi che Galileo faceva, il giovane Galileo, a Padova per poter vivere, perché è chiaro che si deve sempre combinare un pasto con una cena, e quindi si facevano degli oroscopi a chi li chiedeva, insomma anche Galileo li sapeva fare. Però come nacque l'edizione Favaro, che è anche una delle prime edizioni italiane, perché oggi noi parliamo di edizioni dei classici, di edizioni nazionali, parliamo di molte cose, ma tra le edizioni nazionali mi pare che questa sia una delle prime, e soprattutto ha notevole importanza proprio perché riguardava Galileo e riguardava anche un certo metodo di realizzare un'edizione critica, perché prima di questa ci furono diverse edizioni, ma tutte ormai considerate inattendibili. Professore. Sì, come lei ha appena sottolineato, questa edizione è un'edizione, noi abbiamo fatto un appendice, non abbiamo rifatto l'edizione, perché questa edizione è ancora straordinariamente attuale, e quando parlo di attualità parlo ovviamente, mi riferisco a questioni puramente filologiche. Favaro in questo, aiutato da, come diceva Michele Camerota, da un grande filologo, da un purista toscano, e questo è un altro punto importante, e cioè Isidoro del Dungo, riesce a fare un'impresa che pochi altri in quel periodo riescono a fare. Si parla di 20 volumi, si parla di un lavoro faticosissimo, un lavoro di grande attenzione filologica in un periodo dove il tema era appunto il tema, la discussione era la lingua dei moderni. Qui vanno spese due parole su Isidoro del Lungo. Isidoro del Lungo è un purista, profondamente avverso a Manzoni, al francesismo del Manzoni. Siamo in un periodo in cui si sta producendo la quinta impressione della Crusca, del vocabolario della Crusca, e uno degli acerrimi nemici dell'inserimento di Manzoni all'interno del vocabolario della Crusca è proprio Isidoro del Lungo. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che l'operazione Edizione Nazionale di Galileo si inserisce all'interno di un problema più grande. Qual è la lingua
della Nuova Italia, Petrarca, Dante, Machiavelli e ovviamente Galileo. Un Galileo che non è più il martire della scienza, ma è soprattutto lo scienziato internazionale che ha un ruolo importantissimo. Un breve riferimento storico. Primo volume, 1890. Nel 1889, in una piazza di Roma, viene eretto un monumento ad un altro grande filosofo italiano, cioè Giordano Bruno. Su questo io ho scritto un libro sulla storia di Giordano Bruno e su Campo dei Fiori. E uno dei medaglioni, se voi andate a Roma e guardate con attenzione quella statua, ci sono 8 medaglioni. All'inizio uno dei medaglioni doveva essere Galileo. Galileo non c'è tra quei medaglioni. Perché non c'è Galileo? C'è Paolo Sarpi, per esempio, e ovviamente c'è Paolo Sarpi, non può non esserci. Galileo non c'è perché appunto ha abiurato, non è più considerato un martire della scienza, un martire della Nuova Italia. E appunto proprio per questo l'operazione di Favaro è un'operazione straordinariamente e inappuntabilmente filologica, che si allontana moltissimo dalle passioni risorgimentali del periodo così forte tra clericali e anticlericali, dove Bruno, Galileo stanno insieme a Mazzini, Garibaldi, insomma il contesto è questo. Favaro pare che venga da un altro mondo. A Favaro interessa ricostruire un testo filologicamente inappuntabile, puro di Galileo. Questo è un altro aspetto che va sottolineato. Primo Levi, parlando di se questo è un uomo, dice che i libri sono come degli animali nomadi, no? L'edizione nazionale di Galileo è sicuramente un animale nomade, però per molto tempo è stato un animale nascosto. Favaro si lamentava continuamente che questa edizione non si vedeva, non circolava, le biblioteche non lo avevano. Devo dire però che è passato più di un secolo e gli studiosi galileiani non possono che ringraziare questa opera silenziosa fatta da un grande storico positivista del tempo su Galileo. Alcuni dicevano: beh, il primo volume deve essere sicuramente il dialogo, oppure deve essere il Siderius Nuncius. Grande errore. Per Favaro il primo volume sono gli Juvenilia, cioè i primi scritti dove ci sono presenze ovviamente aristoteliche, sono lezioni di un Aristotele che poi lui abbandonerà ovviamente, che contesterà profondamente, ma è appunto la nascita di un metodo, che è quello appunto filologico, che Favaro sicuramente tiene presente e noi oggi possiamo solo fare un appendice a questi 20 grandi volumi. Bene, grazie per questa spiegazione che getta un po' di luce, soprattutto perché è bello ogni tanto capire quello che si legge, no? Molte volte si leggono dei libri, soprattutto anche dei classici, che hanno dei testi corrotti, non corretti. Io ricordo anche che questa operazione, questi 4 volumi, sono stati possibili grazie al Museo Galileo di Firenze, diretto da Paolo Galluzzi. Avrebbe voluto essere qui stasera, ma ha mandato i suoi 2 gioielli, avrebbe detto Cornelia, no? Tiberio e Caio Gracco, i primi raccomandati della storia, ma voi siete raccomandati come curatori delle opere di Galileo. Paolo Galluzzi si è messo di buonuzzolo e appunto con voi, con la sua equipe, eccetera, ha realizzato questi libri. Ne manca uno, professor Camerota, Il processo. Ecco, sul processo di Galileo si è detto di tutto il contrario di tutto. Io ricordo soltanto una cosa, un aspetto, un fatto. Il dialogo sui due massimi sistemi è il libro che ha più imprimatur forse della storia della stampa. C'è persino un imprimatur del Papa. Chissà cosa è successo, che pasticcio è successo. Forse riusciamo a ricostruire anche questo.
Tra l'altro, nel volume che pubblicherà Giunti, appunto come quarto tomo di questa appendice, dovrebbero esserci anche, diciamo, dei documenti sconosciuti, sfuggiti, inediti, non so come definirli. Io dico soltanto, per dare l'importanza di questo processo, dico, ho ricordato che Napoleone l'ha rubato, ma insieme ad altre cose l'aveva sottratto alla Biblioteca Vaticana. L'ordine di Napoleone, appena le truppe francesi occuparono Roma, fu di portar via, di prelevare tre documenti dall'archivio Vaticano: il processo di Galileo, il processo dei Templari e il processo a Cecco d'Ascoli. Non so che importanza avesse allora, però erano i tre processi. Poi fu portato via un sacco di materiale che finì a Parigi e molto andò disperso, perché le spese per riportarlo in Italia da Parigi erano superiori ai vantaggi che queste carte potevano avere. Furono mandati degli emissari, è una storia molto lunga, molto complessa, ma comunque il processo di Galileo per fortuna finì a Vienna, poi venne restituito, insomma oggi noi abbiamo quel processo inquisitoriale e ora voi lo ripubblicate con nuovi aggiornamenti. Come sarà questo volume? Che cosa contiene il volume del processo di Galileo, professor Camerota? Sì, dunque, in realtà il quarto volume è l'appendice al 19° volume del Favaro, che è quello dedicato ai documenti, quindi raccoglie documenti vari, non solo i documenti processuali, cioè, ovviamente quelli non pubblicati da Favaro, perché Favaro non li conosceva, ma raccoglie anche documenti attinenti a varie fasi della vita di Galileo, documenti quindi che concernono il suo insegnamento padovano e poi gli sviluppi appunto della sua biografia appunto. In realtà, diciamo, ci sono alcuni inediti, ma sono inediti per l'edizione nazionale, ma in realtà noi abbiamo fatto riferimento al, come già anche negli altri volumi, all'opera di molti valenti studiosi che hanno trovato e pubblicato questi documenti che erano sconosciuti a Favaro nel corso degli anni, appunto. Quindi, diciamo, soprattutto per la parte processuale non è che ci siano novità clamorose, sono documenti che gli studiosi galileiani conoscono perché sono stati pubblicati e discussi, esaminati spesso in modo molto analitico appunto anche negli scorsi anni. Per esempio sono fondamentali i due documenti di denuncia per atomismo in connessione con le eresie eucaristica, che vengono formulate, sono delle denunce anonime che arrivano al Sant'Uffizio e che appunto concernono un'opera che è uscita prima, una decina d'anni prima del dialogo, il dialogo del 32, Il Saggiatore, questo è il libro di cui parliamo, è del 1623 e fu appunto diciamo segnalato all'attenzione degli inquisitori perché la posizione atomistica di Galileo conteneva degli spunti che potevano configurare un'eresia eucaristica. Questo episodio è stato al centro di un libro molto bello, estremamente suggestivo, di Pietro Redondi, appunto, che ha scoperto il primo di questi documenti, un altro è stato, diciamo, è venuto alla luce qualche anno dopo. Quindi, diciamo, i documenti del processo sono questi, ci sono quelli che sono sfuggiti a Favaro, sono documenti importanti, sono stati rieditati sulla base di un controllo degli originali, ma sostanzialmente non ci sono cospicue novità. Ci sono alcune novità in altri che concernono altri aspetti della vita di Galileo, anche aspetti abbastanza così, diciamo, curiosi. Per esempio, una sua richiesta di disporre di una lavagna per le sue lezioni padovane, che detto così sembra una banalità con gli occhi appunto dell'attualità, ma il fatto che si utilizzassero delle lavagne nelle lezioni di matematica del primo 600 non era così scontato, ecco. E c'è una petizione dei
diciamo, ai rettori dell'Università di Padova per ottenere questa lavagna. Poi ci sono dei documenti che sono anche questi sconosciuti, che concernono il negoziato per la cessione del metodo per rilevare la longitudine in mare, un metodo escogitato da Galileo sulla base delle sue scoperte astronomiche, e che lui cerca di vendere alla corona spagnola. E questi documenti sono appunto emersi durante le nostre ricerche e saranno pubblicati appunto in questo volume. Quindi si tratta di un, come dire, appunto di un appendice, di qualcosa che integra, di un'integrazione al volume di Favaro, ma diciamo che alcuni documenti più importanti sono noti attraverso il lavoro di altri studiosi. Per esempio, i documenti processuali sono stati riediti per la cura di Monsignor Pagano, che li ha ordinati, anche perché lì, se c'è un limite dell'edizione Favaro, è proprio nella parte che attiene ai documenti processuali, non per la mancanza di cura delle trascrizioni e dell'edizione, quanto per il sistema estremamente farraginoso di articolazione dei documenti. I documenti sono segnati in un modo che ne rende assai difficile la consultazione, ecco, e a questo si è cercato di porre rimedio con un regesto. Professor Bucciantini, lei prima ha accennato, parlando del monumento di Giordano Bruno, a un Galileo civile, cioè c'è un Galileo che entra nella storia d'Italia come Mazzini, come Garibaldi, come tante altre figure, e molte volte, e lei appunto, essendo autore anche di questo Un Galileo a Milano, della fortuna che ebbe il Galileo di Brecht per la regia di Strehler, ci fu insomma una specie di controprocesso quasi organizzato dalla cultura, dalle opinioni che potevano nascere da una rappresentazione teatrale, da una polemica che più o meno negli anni 60 era ancora viva. Ci fu insomma una specie, chiamiamola così, di altra storia di Galileo, di questo Galileo civile che effettivamente non è previsto nei suoi scritti, ma poi sono acquisizioni che ha avuto, storie che gli si sono attaccate, significazioni che sono state in qualche modo adottate, a volte da un partito, a volte da una chiesa, a volte da una fazione, a volte anche semplicemente da un aspetto civile. Non dimentichiamoci poi che Galileo diventa simbolo mondiale degli scienziati, e quindi chiaramente c'era gioco utilizzarlo anche come riferimento essenziale. Cosa è successo a questo Galileo civile, oltre le questioni della lingua? Ecco. Beh, bisognerebbe stare qui quanto tempo avete. Prima però di rispondere alla sua domanda, volevo soltanto dire che chissà, forse fra 100 anni ci sarà un altro appendice, degli altri volumi. Io me lo auguro, noi non ci saremo più ovviamente, ma me lo auguro anche perché forse, chissà, qual è la cosa che tutti aspettiamo e attendiamo? C'è una cosa soltanto che vorremmo avere, il manoscritto del dialogo. Questo è la cosa che rientra nei sogni dei tanti galileiani che sono sparsi in tutto il mondo: riuscire a trovare il manoscritto di una delle opere fondamentali della scienza moderna, cioè del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Perché è vero che ha avuto più imprimatur, però quello che manca è effettivamente il manoscritto. Abbiamo solo il testo a stampa, e riuscire a vedere le varianti, riuscire a vedere le differenze tra il manoscritto, come è cambiato rispetto all'edizione del 1632, sarebbe una delle acquisizioni più importanti per la storia e per la cultura, credo, di tutto il mondo. È uno di quei testi, insomma, insieme a Darwin, insieme a Freud, insieme a alcuni grandi capisaldi della scienza moderna, di cui oggi non possiamo fare a meno. Galileo è divisivo, certo, Galileo è sempre stato divisivo.
e continuerà ad esserlo. Prima cosa. Seconda cosa, il mito produce storia. Non dobbiamo mai dimenticare che quando Galileo muore nel 1642 e la famiglia, che era, aveva una sua, un suo posto all'interno della chiesa di Santa Croce, l'allora cardinale Francesco Barberini vietò che un eretico pertinace potesse essere sepolto all'interno di Santa Croce. Galileo riuscì a entrare in Santa Croce con una sepoltura onorata soltanto nel 1737, cioè 10 anni dopo la morte di Isaac Newton. Voi capite che questo è un elemento divisivo, insomma. Galileo crea zone di turbolenza, sempre le ha create. Durante il Risorgimento, ovviamente durante la nascita dell'Unità d'Italia, ha creato questo, ma anche negli anni Sessanta. Insomma, in questo libro, che si intitola un po' curiosamente Un Galileo a Milano, e molti mi hanno detto: perché Un Galileo a Milano? Beh, se l'avessi intitolato Galileo a Milano, avrei innanzitutto fatto un falso storico, perché Galileo non è mai stato a Milano, e poi semplicemente molti l'avrebbero preso come un libro di storia del XVII secolo. Un Galileo a Milano invece è una storia recentissima, è la storia di uno spettacolo teatrale, è una biografia di uno spettacolo teatrale, e cioè quello fatto da Giorgio Strehler al Piccolo Teatro. Ed è una storia anche su Milano, sulla vostra città, perché quello spettacolo creò divisioni, creò conflitti all'interno di una, diciamo, parte della città che andò a vedere e si entusiasmò per questo spettacolo, che durò ben 5 ore. Ho presentato alcuni mesi fa al Piccolo il libro, e lì c'è stata una fase di amarcorde. Io c'ero, insomma, tutte persone non più giovanili, ma insomma, che testimoniavano la loro presenza. Come dire, alcuni sono venuti da me e mi hanno detto che quello spettacolo mi ha cambiato la vita, perché è un teatro molto diverso da quello che siamo abituati a vedere oggi, insomma, un teatro di coscienza politica. Un creato che creò conflitti, insomma, all'interno della chiesa di allora. Non dobbiamo mai dimenticare che Milano nei primi anni Sessanta era un laboratorio politico. È a Milano che si crea il primo centro-sinistra e quindi la prima giunta, appunto, di centro-sinistra. Insomma, noi quando parliamo di Galileo dobbiamo parlare di scienza, ma dobbiamo parlare anche di filosofia, di teologia, di politica. A differenza di altri grandi autori del Seicento che hanno creato, insomma, hanno il fondatore, diciamo, dell'autonomia della ricerca scientifica, perché questo è Galileo, è un dei momenti fondamentali della nostra storia d'Italia, ma nello stesso tempo uno dei momenti fondamentali della storia d'Europa e del mondo. E quindi, come tale, insomma, Galileo continuerà a far discutere e a dividere le persone. Ma credo che sia un fatto positivo. Noi oggi non siamo più abituati ai conflitti all'interno. Beh, gli anni Sessanta sono stati, da questo punto di vista, dei momenti di crescita. È il conflitto che fa crescere, non l'indifferenza, non l'omogeneità sulle posizioni altrui. Professor Camerota, torniamo un attimo sul processo. Giustamente professor Buciantini ha ricordato che non c'è il manoscritto, quindi non vediamo le correzioni, non sappiamo se si è pentito o se si è, che so io, se ha rivoluto rivedere alcune cose. Abbiamo l'edizione stampata, però sull'edizione stampata gli imprimatur si sprecano. Abbiamo detto, è uno dei libri con tanti di quegli imprimatur, che c'è anche l'imprimatur del Papa, dicevamo,
E come mai poi è successo quel che è successo? Cioè Galileo ha dovuto abiurare, ha dovuto appunto così pentirsi di un libro che aveva tutti gli imprimatur di questo mondo. Caspita, è un fatto abbastanza singolare, insomma. Sembra quasi che il processo sia una rincorsa agli imprimatur più che al testo di Galileo. Professore. Sì, dunque, Galileo è molto importante sotto diversi aspetti, come ricordava giustamente Massimo, appunto dal punto di vista scientifico, della storia dell'astronomia, della storia della meccanica, rivoluziona alcune concezioni filosofiche, diciamo, rispetto ad una tradizione che era estremamente consolidata all'epoca. Diciamo, apre nuove prospettive per un ripensamento della scienza come impresa autonoma che ha nel suo oggetto il fondamento, diciamo, del proprio valore conoscitivo. In tutti questi campi Galileo è estremamente acuto. La stessa acutezza non la ebbe per ciò che concerne le proprie diciamo vicissitudini personali e soprattutto la comprensione del clima politico dell'epoca. Gli sfuggì totalmente. La questione dei due imprimatur, uno romano e uno fiorentino, è emblematico del, diciamo, della goffezza quasi che Galileo mise in atto quando dovette preparare e stampare il dialogo. Sostanzialmente lui, detto in estrema sintesi, lui si era fatto delle illusioni relativamente appunto al nuovo papato del suo amico Maffeo Barberini, Urbano VIII, e riteneva che sostanzialmente il nuovo papato avrebbe configurato una nuova fase di politica culturale, con un'apertura a tutto campo nei confronti appunto di quelli che allora si chiamavano i novatores, cioè coloro i quali proponevano delle innovazioni in filosofia e in scienza. Il primo imprimatur è una necessità legata al fatto che l'opera era stata intesa come da stamparsi a Roma, e le opere stampate a Roma, per quello che era il sistema dell'Inquisizione del tempo, dovevano ricevere l'imprimatur del maestro di Sacro Palazzo. Tutte le opere che si stampavano a Roma dovevano avere questo imprimatur. E Galileo, dopo tutta una serie di lunghe e faticose contrattazioni, ottenne questo imprimatur. L'opera doveva uscire sotto l'egida dell'Accademia dei Lincei, che già aveva pubblicato due altre opere di Galileo: le Storie e dimostrazioni sulle macchie solari del 1613 e il Saggiatore del 1623. Se non che nel 1630 Federico Cesi, il fondatore e principe dell'Accademia dei Lincei, morì e dunque non si poté dar corso a questa operazione, e Galileo decise allora di stampare a Firenze, e perciò si procurò un secondo imprimatur, e questo fu visto dalle autorità ecclesiastiche come un tentativo di imbrogliare le carte, sostanzialmente. Quindi questa è un po' la storia degli imprimatur, ecco. È un'opera, diciamo, che sostanzialmente nacque sulla base di un equivoco, di comprensione del clima politico da parte di Galileo, che sottostimò quelle che erano le resistenze all'innovazione che il papato di Urbano VIII, per ragioni politiche anch'esse, perché c'era una, soprattutto in Curia, uno scontro estremamente forte tra i cardinali che erano diciamo filo francesi e quelli filo spagnoli, e Urbano VIII si trovava un po' nel mezzo ed era sospettato di essere filo francese, quindi l'irrigidimento ha anche, tra molte cause, anche questa causa qui, oltre a tanti altri aspetti che sono stati evidenziati dalla critica. Ma diciamo una comprensione chiara di tutti i problemi che sono in gioco, appunto di tutti gli aspetti
che entrano in questa così catastrofica caduta galileiana non sono stati mai, cioè sono stati messi in luce, ma non abbiamo, diciamo, una visione chiara e soprattutto condivisa di tutto il processo, ecco. Bene, che dire, molte volte le cose sfuggono, no, di mano, ecco, come in questo caso. Però, professor Buciantini, una domanda. Lei ha studiato anche i rapporti, ovviamente, tra Galileo e altri scienziati e altri osservatori dell'universo. E una tesi che ogni tanto si vede in qualche storia della scienza, è ricordata in qualche, addirittura nella storia della letteratura, che hanno usato i nostri grandi, quella di Gerolamo Tiraboschi, che è un po' la storia della letteratura su cui hanno lavorato Leopardi, Manzoni, Foscolo, l'ultima edizione, se non sbaglio, è 1792. E, Tiraboschi effettivamente accenna al fatto che la condanna di Galileo non è la condanna a un uomo, non è la condanna a un pensiero, ma è la condanna a questo matematicismo che poteva portare verso il materialismo e una concezione materialistica dell'universo, e quindi la Chiesa giustamente ha avuto le sue prudenze. Quindi, senza contare che poi chiunque avesse aperto i volumi del Mansi, appunto la raccolta dei concili, subito trovava che condanne al matematicismo ce n'erano già nei concili del V secolo, eccetera, eccetera. Secondo lei, quello che ho detto è una sciocchezza o ha qualche appiglio? Tanto non mi può bocciare perché non sono iscritto al suo corso. Ma Tiraboschi poteva dirlo, però insomma Tiraboschi non è che è uscito ieri, no? C'è un senso di... Cioè Galileo, perché è stato condannato Galileo? Proviamo, è una domanda che spesso i miei studenti mi fanno, ma perché è stato... I motivi sono molti, ma sicuramente c'è un motivo essenziale, e cioè il motivo è che lui vede il mondo con altri occhi, vede il mondo andando contro il senso comune. Il mondo non è come appare. Due in quel periodo, non per nulla nascono nello stesso anno. In qualche modo riscrivono l'alfabeto, uno della natura e un altro delle emozioni. Uno si chiama Galileo e l'altro si chiama William Shakespeare. Se noi vogliamo cogliere la nostra modernità, noi dobbiamo ripartire da loro. L'alfabeto delle emozioni noi lo ritroviamo scritto da uno dei più grandi drammaturghi del secolo, e l'alfabeto della natura indubbiamente è Galileo che riesce a riscriverlo. Poi ovviamente ci sono tanti stereotipi su Galileo. Quante volte avete sentito dire che in quel cannocchiale nessuno lo ha guardato? Molti si rifiutavano di guardare in quel cannocchiale. Quante volte l'abbiamo sentito dire? Beh, questa è una sciocchezza. Gli avversari di Galileo erano matematici di primo livello, fisici di grande spessore. Il Collegio Romano e i Gesuiti, e come si guardavano nel cannocchiale. Qui a Milano, uno dei maggiori esponenti della Chiesa Cattolica, mi riferisco al Cardinal Federico Borromeo, scrive un trattato che si intitola L'occhiale celeste, in cui lui affronta e osserva con il telescopio le cose che Galileo aveva osservato. Quindi cerchiamo di non semplificare la storia, o meglio, la possiamo anche semplificare, l'importante è sapere che la stiamo semplificando. Spesso noi la semplifichiamo credendo di dire delle verità. Galileo viene condannato perché vede con altri occhi il mondo, e Galileo è in qualche modo una persona marginale,
perché nessuno in quel periodo poteva pensare che i matematici potessero raccontare come è fatto il mondo. Per noi oggi è una cosa scontata dire che i matematici spiegano come è fatto il mondo. Allora erano pochissime le persone che avevano questa idea della matematica come costruzione della fisica. L'alfabeto della natura è matematica. Questa è la grande novità, questo è. E naturalmente poi da qui nasce il conflitto con la Chiesa, ma il conflitto sulla Chiesa nasce perché c'è questa premessa fondamentale. Non è che Galileo sia un barricadero, non è che Galileo è un ribelle. Mai dobbiamo pensare che la scienza moderna nasca da una concezione ateistica. Tutti i grandi scienziati della modernità hanno una fondazione religiosa, naturalmente in maniera molto diversa, ma nessuno mette in dubbio che questo universo è creato da Dio, né Galileo, né Copernico, né Keplero, tantomeno voleva fare il teologo, né Newton, né Cartesio. Quindi, diciamo, cerchiamo anche qui di rompere con degli stereotipi. Galileo rappresenta, vede la verità che altri non riescono a vedere. Questo è l'elemento fondamentale. Insomma, la verità esce controvoglia. Questa è una frase molto bella di uno storico dell'illuminismo, Robert Darton, il quale appunto ci fa riflettere come la verità non è che noi la rispecchiamo nel mondo, noi la dobbiamo cercare. E questo è il nostro omaggio che noi dobbiamo rendere a una figura straordinaria come quella di Galileo. Bene, grazie. Io però le dirò che Tiraboschi l'ho citato perché frequentava i gesuiti, insomma, ecco, quindi perlomeno abbiamo avuto una voce della compagnia ufficiale. Professor Camerota, però qui abbiamo tirato in ballo un argomento che adesso lei come biografo deve un po' chiarire. Monsignor Borgonovo all'inizio ha chiaramente detto la posizione di Giovanni Paolo II, la posizione della Chiesa, quello che il 31 ottobre 1992 il Papa ufficialmente ha proclamato al mondo. I rapporti tra Galileo, diciamo così, tra la scienza e la religione, tra Galileo e la religione, tra la sua scienza e la religione, come possiamo inquadrarli da profani, ovviamente, perché la questione è molto ampia, però... Sì, beh, sono uno degli aspetti fondamentali dell'opera di Galileo, è probabilmente uno degli aspetti in cui la sua innovazione è più profonda e in qualche modo incide di più. Credo siano anche uno degli aspetti che sono stati più spesso equivocati, perché diciamo, ci sono diverse lettere in cui Galileo affronta, piccoli trattati in cui Galileo affronta il problema, e nella sostanza la posizione di Galileo, per come l'ho capita io almeno, è quella di una distinzione tra codici espressivi. Lui distingue sostanzialmente tra un linguaggio di parola attraverso il quale si esprime il messaggio della rivelazione e un linguaggio di cose, di eventi, di opere, che è la natura. Dio è alla base di entrambe queste manifestazioni della sua potenza creatrice. Crea la natura e ci trasmette il messaggio della rivelazione attraverso i testi sacri, la Bibbia. Ora, quello che Galileo mette in evidenza è che laddove ci sia un conflitto, quando ci sia, in generale lui dice, le due espressioni del verbo divino non sono in contraddizioni perché promanano dalla stessa entità. Tuttavia, laddove riscontriamo un contrapposizione,
come dobbiamo comportarci? E la soluzione di Galileo è quella che dobbiamo dare la priorità a ciò che ci viene testimoniato dalle sensate esperienze e certe dimostrazioni di cui abbiamo parlato. Il motivo, adesso al di là, è ovvio che si tratta di episodi marginali perché attengono tutti ad aspetti che concernono l'interpretazione dei pochi estemporanei, occasionali riferimenti all'interpretazione della natura che si trovano nei testi sacri. Ma è interessante notare il perché Galileo fa questa scelta di campo. Non perché abbia in spregio l'ermeneutica biblica, ma perché considera la possibilità di riformare la parola come un processo indefinito. Cioè, l'interpretazione di un discorso è legato anche all'assunzione di una presupposizione di ciò che il nostro interlocutore vuole dirci. Quando si parla a dei bambini si usa un lessico molto più semplice che non quando si parla appunto in un ambito colto, ecco. E l'idea di Galileo è che la parola sia stata piegata, sia stata accomodata, come dice lui, all'esigenza di una comprensione che è quella del popolo meno colto, meno dotto, meno erudito, appunto. La natura, invece, non ci parla attraverso un linguaggio che può essere reinterpretato, ci parla attraverso cose, attraverso eventi, che hanno, tra l'altro, rispondono a delle leggi matematiche che governano il corso. Ebbene, questa necessità Galileo la esprime attraverso due formulazioni linguistiche. Dice che la natura è immutabile e inesorabile. Immutabile vuol dire che il suo corso rimane stabilito così come le leggi lo governano, appunto. E inesorabile ha un valore etimologico, è il valore dell'aggettivo latino inexorabilis, che vuol dire che non è suscettibile di preghiere. Quindi, sostanzialmente, la natura non risponde ai nostri auspici, cioè non è in qualche modo, non si cura del fatto che noi capiamo o non capiamo gli eventi, cosa che non fa la divinità quando invece detta i testi sacri, dove ha invece a disposizione un linguaggio di parola che viene appunto accomodato, adattato a delle esigenze di comprensione. Quindi questo segna sostanzialmente l'autonomia del fatto scientifico rispetto a qualunque presupposizione di ordine religioso, ma questo non significa che non si riconoscesse appunto la problematica di una interpretazione dei testi sacri per tutto ciò che concerne appunto il come si vadi al cielo e non come vadi il cielo, come ha ricordato giustamente Monsignor Borgonovo. Professor Uciantini, una domanda che lei senz'altro ha lì in serbo, perché lei avrà studiato un po' tutta la questione delle rappresentazioni del Galileo a Milano, ma anche di come lo vedeva Brecht e di come l'ha inteso Strehler, perché da lì è partita tutta un'interpretazione di Galileo che poi è stata portata ovviamente sul piccolo, sul grande schermo, dappertutto, insomma, è il Galileo delle grandi masse. Questi due signori, Strehler e Brecht, non erano senz'altro dei baciapile, anzi, ecco, cosa possiamo dire del loro Galileo, delle impressioni che lei ha avuto frugando magari tra le loro carte, tra i loro appunti? So che Strehler aveva migliaia di appunti perché me ne parlò di questo una volta, ma che cosa è successo? Beh, è difficile oggi pensare a Galileo, l'immagine che abbiamo di Galileo senza pensare a Vita di Galileo di Brecht. Innanzitutto bisogna dire che non è un'opera storica. Alcuni storici della scienza fecero una grossa polemica con Strehler perché il Galileo che lui rappresentava era un Galileo
storicamente poco datato, ma non era questo lo scopo. Beh, bisogna innanzitutto pensare, parlavo di zone di turbolenza, no? Parlavo che Galileo è divisivo, Galileo confligge. Certo, quando a un certo punto Brecht decide, e siamo nel 1938, di dedicare una delle sue opere principali al grande fondatore della scienza moderna, lo fa perché da 5 anni che è esule e resterà esule fino al 1947, e Galileo rappresenta la resistenza all'irrazionalità, al fascismo, al nazismo. E cosa interessante, gli ultimi studi su Brecht lo hanno ben dimostrato, anche allo stalinismo. Questo può essere un elemento di novità, considerando che Brecht poi deciderà e opterà per la Germania dell'Est quando tornerà in Europa. Però nel 1938 erano già abbastanza noti i processi staliniani e alcuni amici di Brecht gli avevano comunicato quello che stava succedendo in Unione Sovietica. Galileo rappresenta la ragione, rappresenta l'autonomia del pensiero, rappresenta la difesa contro ogni tipo di dittatura. Questo è il primo, la prima versione. Poi, lo sappiamo, Brecht va negli Stati Uniti, parte da Vladivostok e resta per 4 anni negli Stati Uniti. Un paese che non amerà assolutamente e dove si accorge che l'idea, la scienza sta cambiando, che la scienza, diciamo, di un Galileo, che è una scienza fondata sull'idea di razionalità, ma anche di libertà, di autonomia, è una scienza sempre più soggiogata al potere politico e anche, diciamo, alla iperspecializzazione. Questo è l'altro punto importante. E quindi ecco la nascita di un Galileo traditore, di un Galileo che in qualche modo rinuncia al valore della razionalità e in qualche modo subisce e viene condizionato dal potere politico, che non è più quello della Chiesa ovviamente, ma il potere degli stati, il potere appunto di una Unione Sovietica oppure degli Stati Uniti del tempo. Volevo soltanto concludere dicendo che lavorare su questi autori non è mai un valore di mera erudizione. Lavorare su questi autori significa riflettere, rifare conti su uno degli aspetti fondamentali della nostra esistenza. Anzi, direi, la nascita della scienza moderna e il momento che stiamo attraversando noi oggi presenta molti elementi di vicinanza. Allora il mondo era malato come adesso. C'è un bellissimo poesia di un poeta inglese che nel 1611, l'anno successivo all'uscita del Sidereus Nuncius di Galileo, scrive che il mondo va in pezzi, il mondo va in rovina, il mondo è disordinato, non ha più armonia e quindi è un momento di grande crisi. Ecco, se c'è un elemento in qualche modo, se vogliamo fare una storia comparativa fra 600 e il periodo che stiamo vivendo, è un periodo di fondamentalismi, è un periodo di paure, di timori, e quindi in qualche modo riflettere e tornare indietro di 4 secoli può aiutarci a capire meglio. Come sempre la storia serve a questo: per andare avanti dobbiamo rivolgerci indietro. Grazie professor Bucciantini. Io semplicemente dico che se dovessimo andare avanti dovremmo avere a disposizione dei giorni interi, perché man mano si entra in questo argomento, man mano si amplia. Però la prossima scuola della cattedrale vi dà un appuntamento il 28 maggio ed è una scuola dedicata alla figura di Maria Maddalena. Avremo 2 esperti,
un professore che viene appositamente da Chicago, il professor Lupieri, che esaminerà i testi apocrifi e anche canonici che parlano di Maria Maddalena. E poi avremo un esperto d'arte che è il dottor Morale, che è il direttore delle Gallerie d'Italia, il quale ci mostrerà come la figura di Maddalena appunto ha avuto una fortuna incredibile dal Rinascimento in poi nelle raffigurazioni. Poi esamineremo quella sera anche i temi della New Age, che ha fatto sposare Maria Maddalena a Gesù in India, e altre cose, ovviamente tutte puramente fantasie, ma con la guida di Monsignor Borgonovo cercheremo anche di tenere quella sera. Ora lascio a lui la parola, dopo avervi detto che, come ogni scuola della cattedrale, anche questa è ripresa e sarà in rete sul sito del Duomo fra un paio di giorni, e poi ovviamente la troverete anche su YouTube e su altri siti che la riprendono, perché le nostre scuole vengono continuamente riprese. Monsignor Borgonovo, a lei l'annuncio del libro. Io vorrei anzitutto ringraziare, da parte mia ma da parte di tutti noi che vi abbiamo seguito con molta attenzione, perché abbiamo toccato argomenti importanti, argomenti che vanno certamente studiati, ristudiati, approfonditi, ma farlo anche in questa forma appetibile, comprensibile per noi grande pubblico, penso sia un servizio molto importante e degno della comunicazione. Un applauso ci vuole. Sembra riuscita bene. Detto questo, come tutte le altre serate, questo anno è stato caratterizzato dalla consegna a voi di un po' di storia di fabbrica, nel senso che, avendo un deposito libri esuberante, diciamo così, invece che usarlo in altro modo, o addirittura invece che buttarlo in altro modo, abbiamo pensato bene di valorizzarlo mettendolo a vostra disposizione. E questa sera era un po' difficile trovare un volume che si adattasse al tema trattato. Allora abbiamo pensato a questo volume, che raccoglie gli atti, più che gli atti, il senso di una mostra del 2003. Il volume è curato da Ernesto Brivio e Francesco Repisti, e anche la mostra vede appunto questi curatori con molte collaborazioni della fabbrica e fuori dalla fabbrica, e quindi penso che sia adatto per gustare il problema in altra forma. Il titolo è «E il Duomo toccò il cielo». I disegni per il completamento della facciata e l'invenzione della guglia maggiore, tra conformità gotica e razionalismo matematico, dal 1733 al 1815. Matematica applicata. Buona serata.